molto lontano, from Australia, Leslie Child. Thank you very much. Thank you very much for being here with us. Ed eccoci quindi pronti con i cuccioloni. Alano Nero, Borzoi, cane da pastore tedesco a pelo corto, San Bernardo a pelo lungo, Bovaro del Bernese, Golden Retriever, American Staffordshire Terrier, pastore australiano, Siberian Husky, Bracco di Weimar a pelo corto, Labrador Retriever, Terranova, cane da pastore scozzese a pelo lungo, Azawak, Australian Cattle Dog, Whippet, Shiba Inu, Welsh Corgi Pembroke, piccolo levriero italiano, Basset Hound, Sealyham Terrier, cane nudo cinese dal ciuffo, King Charles Spaniel, Cavalier King Charles Spaniel, Schnauzer Nano Nero, Bassotto Nano a pelo duro, Bassotto Caninchen a pelo duro, Bassotto Caninchen Nano a pelo corto, Chihuahua a pelo lungo. Denominatore comune in questo raggruppamento è l'età compresa tra i 6 e i 9 mesi. Abbiamo le giovani promesse del futuro, infatti la valutazione di tutti i soggetti che vediamo nel ring è quella di molto promettente primo, e poi i soggetti che vediamo su questo ring d'onore hanno spareggiato coi vincitori della classe opposta, ovvero del sesso opposto. Verranno preselezionati 7 soggetti, per cui il Bovaro del Bernese, il Golden no. È in arrivo un Pincher Nano in ritardo, Labrador Retriever, Australian Cattle Dog. We have 3 of them. We need 4 more dog to be picked up. Whippet, bassotto nano a pelo duro, giusto un appuntino perché a volte ci si dimentica che il double handling è vietato, ovvero chiamare il cane da bordo ring, fischiare, lanciare bambini, bambole, giocattoli è severamente vietato. Grazie. Anche il Terranova è stato selezionato e l'American Staffordshire.
grazie a tutti i nostri cuccioloni, ovvero i soggetti più giovani presenti a questa esposizione internazionale canina. Bovaro del Bernese, vi prego di notare come soprattutto nelle razze grandi sono evidenti i segni della giovane età. Gli occhi sono più rotondi rispetto agli adulti che andremo a vedere, il pelo non è ancora completamente formato, anche se in questo momento sono in splendida forma per la loro età. Tutti i giovani nel pre-ring, attention please, all 9 18 month young dog in collection ring, thank you. È ora il turno del Terranova, vedete per esempio in questa razza dove la curva di crescita ha veramente un coefficiente angolare molto alto, abbiamo ancora un mantello molto lanoso. Ed è ora il turno del Labrador Retriever. Australian Cattle Dog. Whip it.
American Staffordshire Terrier. Bassotto nano a pelo duro davanti alla nostra giudice. Ultimo colpo d'occhio d'insieme per la nostra giudice Leslie Child dall'Australia. La nostra giudice si reca sul podio per la consegna dei premi. A raggiungerla al terzo posto, Australian Cattle Dog. Al secondo posto, il bassotto nano a pelo duro. Miglior cucciolone dell'esposizione internazionale canina di Parma 2017 è il Newfoundland, Terranova. Siamo quindi pronti per procedere con il prossimo gruppo. Anche in questo caso il denominatore comune sarà l'età, questa volta dai 9 ai 18 mesi. I soggetti che vedremo sfilare sono stati giudicati anche nella competizione per il titolo.